Spazi verdi. Prima cosa che farei a Roma, guarda, io farei le grandi opere della quotidianità, che vuol dire sistemare le strade, dare una pulita al verde pubblico, una bella pulita perché quello intanto va ridata a questa città, o quello smalto normale, ordinario che ha e che si merita. Poi in realtà la cosa seria che farei, che anche questa è seria per la verità, però bisogna prendere molto sul serio il tema della valorizzazione dei beni culturali, che richiedono un intervento finanziario molto strutturato, sul quale avremo anche le nostre proposte che avremo il modo di esprimere. Va valorizzato e risistemato il sistema del commercio senz'altro, perché c'è un tema di ambulanti legittimi, c'è un tema di abusivismo, c'è un tema di tante cose che rendono questa città poco valida. Va valorizzato sicuramente il comparto produttivo, le PMI che a Roma sono veramente tante, ma anche lì hanno bisogno di un supporto serio che possa farla funzionare. E se proprio vogliamo guardare un po' in alto, finalmente ridare a Roma quel ruolo di città internazionale che comunque ha e che però non gestisce come potrebbe. È una naturale capitale del Mediterraneo che si comporta come se fosse una città di provincia. A me questo fa dispiacere, anche perché non essendoci nata a Roma, ma essendolo diventato con la vita, cioè faccio nascere i miei figli, ci lavoro da 20 anni e mi ci guadagno il pane, mi spiace proprio, insomma. Credo che meritiamo tutti quanti di trattarci un po' meglio, romani nativi e di importazione quali siamo. Tutti dovrebbero fare una seria riflessione sul fatto che la politica delle stanze chiuse è morta e che sarebbe venuto il momento di ridare stima alla politica che parte da in mezzo alla strada come siamo adesso. Anche perché è evidente che il senso della democrazia è questo, cioè ascoltiamo quello che la gente ha da dire. Se i meccanismi di partito non funzionano, si torna in strada, mi sembra logico. Quindi, se l'affermazione fosse seria, faremo un ragionamento molto serio su questa campagna elettorale, che se la si comincia, la si fa per vincere, non la si fa per partecipare, con buona pace di De Coubertin. Mi pare evidente che non di tutto il centrodestra, perché Berlusconi ha ribadito fino all'ultimo che lui tiene all'ex capo della Protezione Civile, nonché amico suo, quindi, che peraltro, diciamo, cose buone una volta le ha anche fatte, poi ne ha fatte anche altre che mi hanno persuaso molto meno. Io non l'avrei candidato, ecco, certamente non è un candidato vincente, purtroppo.